Alle nostre spalle c'è la testa del corteo, la grande manifestazione di oggi 16 aprile contro la restituzione delle tasse, un provvedimento seppur con la proroga di 4 mesi che rischia davvero di uccidere il tessuto economico della città. Ci sono tante persone, ci sono tante imprese, cittadini comuni e anche operai delle ditte impegnate nella ricostruzione. Beh, abbiamo una posizione molto netta perché questa è un'ulteriore vicenda che è paradossale per questo territorio che, come noto, vive una condizione di grande difficoltà, fatica a risollevarsi dal punto di vista socio-economico nonostante i tanti sforzi che fanno i lavoratori, i cittadini, le imprese. Questa vicenda, se non viene risolta, assesterebbe un colpo mortale all'economia del territorio e, coinvolgendo 320 imprese, coinvolge migliaia e migliaia di lavoratori. È una cosa che non ci possiamo permettere, dobbiamo chiamare il governo, le istituzioni a una grande assunzione di responsabilità, perché è davvero un fatto inaccettabile. Assolutamente no, questo, diciamo, chiamiamolo contentino, mi sembra assolutamente una decisione insufficiente affinché si possa risolvere questo problema. È chiaro che anche se le imprese sono limitate come numero, ma ci troviamo in una situazione nella quale l'indotto ne soffre, quindi i lavoratori sia del diretto che dell'indotto. Ma comunque bisogna affermare un concetto che è quello del risarcimento e della sospensione delle tasse in generale in tutti gli eventi calamitosi e riaffermare appunto il concetto che quello che è accaduto in altri posti è necessario che accada anche qui. Oltretutto arriva in un momento nel quale c'è stato un tentativo di poter risollevare questa città, c'è qualche piccolo segnale di ripresa e chiaramente questa decisione va assolutamente nella direzione opposta. Assessore Di Stefano, questa proroga che cosa consentirà tecnicamente alle imprese? Tecnicamente consentirà di preparare effettivamente con i dovuti ragionamenti i ricorsi dal punto di vista della difesa giuridica e quindi propria, e però dall'altro lato, che in realtà è il senso, è quello di guadagnare tempo per poter affrontare politicamente e rivedere il rapporto con l'Unione Europea. Cioè è sbagliato, come dire, il presupposto logico, perché non si tratta di restituire un'agevolazione, un aiuto di Stato che in genere si dà in situazioni di, come dire, di parità concorrenziale nel mercato. La parità concorrenziale con il sisma 2009 l'Aquila non l'ha avuta, anzi è più che altro un risarcimento, un ristoro per ripristinare le situazioni di concorrenza e quindi di equità con il resto del mercato. Ecco, c'è un aspetto, questo non risolve sicuramente la situazione, soprattutto non ci sono solo le imprese, c'è l'indotto, c'è il tessuto economico, ci sono i posti di lavoro che stanno dietro alle imprese, quindi davvero si rischia di dare un colpo mortale. La speranza, come diceva lei, è di lavorarci a livello politico. Allora, assolutamente sì, perché se noi pensiamo che queste imprese danno a loro volta sostentamento, lavoro a decine e decine di famiglie, queste a loro volta spendono nel mercato aquilano, significherebbe veramente fare una croce tombale sull'Aquila, e questo è immorale, e in uno Stato civile è politicamente inaccettabile.